Entrambi i comuni la scorsa settimana nei rispettivi consigli comunali hanno approvato una convenzione che è propedeutica alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile. Stamattina, insieme al sindaco di Cavriglio, Leonardo degli Innocenti, abbiamo presentato questo accordo convenzionale e lo abbiamo firmato proprio di fronte alla stampa. Per noi è un obiettivo assolutamente importante che siamo riusciti a raggiungere, come comune di San Giovanni Valdarno, un percorso che è iniziato in consiglio comunale grazie al lavoro realizzato all'interno della commissione ambiente che ha portato alla realizzazione di un atto di indirizzo votato poi precedentemente da tutti i gruppi politici in maniera assolutamente trasversale. I benefici di una comunità energetica rinnovabile in un periodo storico come questo sono noti a tutti, sono benefici di natura ambientale, energetica ed economica, ma l'obiettivo principale che noi ci poniamo è quello di contrastare la povertà energetica e di essere di supporto e di aiuto alle fasce più deboli della popolazione. In questo senso che a costituire una comunità energetica rinnovabile siano due comuni, quindi due istituzioni, è una garanzia senz'altro maggiore per i cittadini. Per noi è il terzo momento importante di collaborazione su obiettivi strategici con il Comune di Cavriglia, dopo la convenzione Terre-SAV, dopo il piano strutturale intercomunale, a significare l'unione tra queste due comunità che ha l'obiettivo esclusivo del benessere della propria cittadinanza.